Stadio News 24 ci puoi scommettere. Per gli appassionati della bolletta, le quote, le dritte sulla vostra scommessa. Marco Gullà vi introdurrà nella domenica di scommesse. Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Stadio News 24. Ci puoi scommettere? Un cordiale saluto da Marco Gullà. Non siamo nei locali della Cursal Bookmaker, ve ne siete ovviamente accorti. E salutiamo il nostro caro Massimo Monti, che ritroveremo la prossima settimana. Ciao Massimo, ma è tempo subito di affrontare, di analizzare la prossima giornata di Serie A, che inizierà sabato alle ore 15 con l'anticipo tra Napoli e Roma, un anticipo anche soprattutto legato all'ordine pubblico o in virtù, insomma, di quello che è successo nell'ultima partita, nell'ultimo incrocio tra queste due squadre, quando c'è stata ovviamente l'uccisione di Ciro Esposito in occasione della finale di Coppa Italia. Si gioca alle 15 Napoli-Roma, è una grandissima, bella partita, speriamo che ovviamente sia soltanto una partita di calcio. Le quote ovviamente dicono che il Napoli è favorito, fattore casa determinante nell'analisi delle quote da parte della Cursal Bookmaker. Però attenzione, perché la Roma ha il morale alle stelle dopo la vittoria sul Cesena, soprattutto dopo la conquista della vetta della classifica in virtù della sconfitta della Juventus a Marassi con il Genoa. Le quote dicono Napoli favorito a 2,45, è un'ottima quota, a 3,30 il segno X, a 2,85 invece la vittoria dei giallorossi al San Paolo contro il Napoli. Questa è una partita che potrebbe anche riservare spettacolo, riservare tanti gol. E allora il segno over è quotato a 1,78. Attenzione, tenetela in considerazione questa quota, perché la Roma segna tanto, il Napoli gol li fa e li prende, insomma potrebbe esserci sicuramente un risultato sopra i due gol. E poi alle 18, altro anticipo tra Empoli e Juventus, questa è un'altra partita che ovviamente avrà tantissime attenzioni e tantissime scommesse puntate. La Juventus viene dalla sconfitta di Marassi, una sconfitta davvero incredibile, maturata proprio negli ultimi secondi del match. La Juventus vorrà ovviamente fare punti per ristabilire il comando. L'Empoli è una squadra un po' altalenante, ha fatto vedere ottime cose, ad esempio nella gara contro il Palermo, si perde poi improvvisamente nelle sconfitte con il Cagliari, ma anche nella sconfitta di qualche giorno fa rimediata a Reggio Emilia con il Sassuolo, in cui addirittura era in vantaggio per 1-0. Ovviamente Juventus strafavorita a 1,40 il successo dei bianconeri. Attenzione però, questa quota è un po' strana, perché se la Juventus fosse stata quella di Conte, se la Juventus non avesse perso a Genova e avesse avuto tutti questi problemi legati anche all'assetto difensivo, la quota sarebbe stata secondo me molto inferiore, magari 1,25-1,30, invece è 1,40, è una quota comunque da giocare, perché è pur sempre la Juventus. A 4,25 il segno X, a 7,50 invece la vittoria dell'Empoli, e vedete insomma anche la quota dell'1 dell'Empoli non è una quota così altissima. Solitamente insomma quando si gioca contro la Juventus, sia in casa che fuori, le quote sfiorano sempre il 10, invece qui a 7,50 l'1 dell'Empoli, segno che gli analisti della Cursal Bookmaker ci vanno cauti, ci vanno pacati, perché sanno ovviamente che la Juventus non è più la Juve dell'anno scorso, di qualche anno fa. E poi la 20:45, altro anticipo, è quello tra Parma e Inter, una gara anche questa molto ma molto strana. Il Parma è, e nessuno probabilmente avrebbe mai detto che alla vigilia di questo campionato che il Parma dopo 9 giornate si sarebbe ritrovato ultimo in classifica con 3 punti. Qualcosa non va, qualcosa non è andato. Il Parma però vuole punti per risalire in classifica. L'Inter che gioca male ma vince a Cesena, sicuramente la squadra nerazzurra non è che abbia sfoderato questa grandissima prestazione, ma ha vinto di rigore. Stessa identica cosa successa contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale. L'Inter però continua a vincere, continua a fare punti. Allora anche nella gara del Tardini la formazione di Mazzarri è favorita. Ci potrebbe essere turnover, potrebbe toccare a Osvaldo dal primo minuto magari affiancare Icardi, con Palacio che partirebbe dalla panchina. Nel Parma ancora Cassano e Coda in avanti, le quote dicono 3,10 il segno 1 del Parma, 3,30 il segno X, a 2,20 invece la vittoria dei nerazzurri al Tardini. Il segno gol
ovvero una segnatura di entrambe le formazioni, è quotata 1,75. Poi andiamo alle partite del 2 novembre, quelle di domenica, ce ne sono ben 4 alle 15 ed è la prima che affrontiamo, quella tra Udinese e Genoa, un Genoa pazzo, un Genoa che vince e convince. Andrà a giocare contro l'Udinese con la consapevolezza di essere una formazione tosta, di essere una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Genoa tra l'altro che è quotata a 3,75, mi sembra strano insomma prevedere un'altra vittoria della formazione di Gasperini, ma come dicevo poc'anzi è una squadra pazza, una squadra che può fare il risultato dovunque. Però attenzione all'Udinese, perché se fuori casa è una squadra ampiamente vulnerabile, in casa cambia tutto, in casa cambia il trend, perché l'Udinese è casalinga, l'Udinese del Friuli è una squadra molto molto rocciosa. A 2 il segno 1, a 3,30 l'X, a 3,75 invece la vittoria del Genoa di Gasperini. E poi andiamo a Chievo Verona Sassuolo, scontro di per la salvezza. Il Chievo visto a Palermo è una squadra che difficilmente potrà rialzarsi, vedremo se cambieranno le cose. Certamente Maran non è che abbia dato questa inversione di tendenza alla squadra clivense, più che un'inversione a U, insomma il Chievo ha fatto un tracciato davvero quasi, non dico mortale, ma un tracciato assolutamente negativo per la squadra giallo-blu. Vedremo come andrà a finire la gara contro il Sassuolo. È un Sassuolo che clamorosamente, dopo i 7 gol presi a San Siro contro l'Inter, come è successo anche l'anno scorso, ha iniziato a fare punti, ultimi 3 conquistati contro l'Empoli in casa. Sassuolo che è quotato a 3 nella gara appunto del Bentegodi, a 3,10 il segno X, a 2,45 la vittoria del Chievo Verona, che deve soprattutto giocare più palla a terra e soprattutto cercare più i compagni in attacco, come Maxi Lopez, come Meggiorini, ma anche come Paloschi. Altra partita delle 15 è quella tra il Torino e l'Atalanta. Entrambe vengono da un risultato positivo. Il Torino ha battuto 1-0 il Parma, seppur con qualche difficoltà. L'Atalanta invece è stata salvata dal suo portiere Sportiello, che è diventato l'eroe di Bergamo dopo aver parato il calcio di rigore a Higuain. E allora questa è una partita un po' delicata. Solitamente il Torino in casa è una squadra difficilmente penetrabile, una squadra che difficilmente subisce gol. A 1,95 il segno 1 del Granata, 3,20 l'X, a 4,25 il 2 dell'Atalanta. Attenzione al segno under, che secondo me è la quota un po' più abbordabile, a 1,65 la signora quota, perché l'Atalanta non fa tantissimi gol, il Torino la stessa identica cosa, non subisce, quindi 1,65 under potrebbe essere una quota assolutamente vantaggiosa per voi scommettitori. E poi alle 15 c'è l'altra partita, quella tra Sampdoria e Fiorentina. Attenzione alla Samp, che ha rimediato la prima sconfitta in campionato, l'ha rimediata al 90° per via del calcio di rigore trasformato da Icardi, ma è una Sampdoria che a Marassi gioca molto bene, una Sampdoria che comunque è sempre una squadra molto ma molto quadrata. A 2,55 il segno 1, a 3,30 l'X, a 2,70 il 2 della Fiorentina. Fiorentina che ha battuto in casa l'Udinese 3-0, una Fiorentina che sta pian piano ritrovando una identità importante. Tra l'altro dovrebbe anche esserci qualche minuto per Mario Gomez, che nella gara contro l'Udinese è partito dalla panchina. E poi alle 20.45 il posticipo, quello che ci interessa maggiormente, quello tra il Milan e il Palermo. Attenzione, non è il Milan degli anni addietro, è un Milan che è lento, è vulnerabile, è un Milan che se lo attacca in profondità può subire gol. E allora il Palermo ci prova, ma il Palermo deve essere diverso, deve soprattutto cambiare nell'atteggiamento rispetto all'ultima trasferta, quella dello Juventus Stadium. Zamparini predica un Palermo molto più offensivo, predica soprattutto umiltà da parte della squadra rosanera. La quota è 7, pensate, insomma il Palermo se dovesse sbancare San Siro non sarebbe sicuramente una grossa novità, visto che negli anni magici di Mauri, Bresciano e Micoli il Palermo era assolutamente una squadra che sbancava spesso San Siro. La quota è di 7, a 4 l'X, a 1,50 ovviamente Milan favorito contro il Palermo, 1,50. E poi si gioca anche il giorno 3, quindi lunedì, con due partite. Cesena e la Sverona, e la Sverona che ha pareggiato 1-1 con la Lazio. Cesena che insomma è una squadra che
può assolutamente vincerla anche questa partita, però attenzione perché il Verona, visto contro la Lazio, sembra essersi un po' ripreso. A 2,70 il segno 1, a 3,20 l'X, a 2,60 la vittoria del Verona, che quindi è favorito nella gara del Manuzzi. E poi si chiude con Lazio-Cagliari Monday Night, con la Lazio che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive proprio a Verona per virtù, insomma, del pari di Luca Toni sul calcio di rigore. A 1,60 il segno 1, a 4 l'X, a 5,25 il 2 del Cagliari. Il Cagliari che ha iniziato ad essere una squadra molto più zemaniana, e allora qui consigliamo un segno over, perché secondo noi, insomma, i gol non mancheranno. A 1,65 è un'ottima quota. Quindi queste le partite, queste le quote della corsa bookmaker per il prossimo turno di Serie A. Noi andiamo a dare anche una ipotetica bolletta delle squadre che un po' ci piacciono maggiormente. Abbiamo detto Napoli-Roma segno over, possiamo anche darvi un segno 1 dell'Udinese con il Genoa. Poi Milan-Palermo segno gol, ossia una segnatura da entrambe le formazioni. E infine Lazio-Cagliari segno over. Da Marco Gullè è tutto, appuntamento alla prossima settimana. Stadio News 24 ci puoi scommettere. Per gli appassionati della bolletta, le quote, le dritte sulla vostra scommessa. Marco Gullà vi introdurrà nella domenica di scommesse.